Samuele Romeo si torna dalla trasferta di Reggio con un punto che sostanzialmente potrebbe andare bene nel, ecco, nell'ottica campionato che si muove la classifica, però nella modalità con cui avete ottenuto questo punto è stato un poco, ecco, non buono. Ecco. Non buono perché, cioè, abbiamo fatto all'inizio abbiamo fatto un primo tempo un po' così così, al secondo tempo diciamo che abbiamo alzato un po' di più il baricentro, abbiamo creato un po' di qualche occasione in più e alla fine abbiamo un po' rischiato con il tiro di Viola che ci è andata bene, alla fine quello è stato un punto guadagnato. Alla fine c'è stata questa sorta di richiesta di chiarimenti, ecco, con la parte della tifoseria che era andata lì, abbiamo parlato già con Pancro che dice vabbè, ci hanno chiesto solo un maggiore impegno, niente più. Ecco, un tuo pensiero su questa situazione che sta vivendo la Juve Stabia? Ma il mio pensiero è quello, cioè, di dire solamente ai tifosi di stare tranquillissimi perché è normale, può succedere in una squadra un momento calante. Però questo non deve far pensare ai tifosi che non abbiamo la voglia di riscattarci appunto da questi, diciamo, tre risultati che non direi che siano negativi al massimo, però che stiamo attraversando un momento calante ci può stare. Dico solamente di stare tranquilli perché rivedranno la squadra dell'andata a partire già da sabato, ecco. Contro la Paganese i tifosi chiedono maggiore impegno perché poi c'è un derby, è sentito, lo sappiamo, c'è questa rivalità fra le due tifoserie, fra l'altro non ci sarà Cancellotti, quindi molto probabilmente dovrai scendere un altro lotto tu in campo a fare il terzino destro. Che partita sarà contro una Paganese che fra l'altro ha perso con gli errori di Marrucco in casa con Lecce? Ma allora, questo sarà un derby che il quale i tifosi diciamo ci tengono tantissimo. Gli abbiamo già dimostrato all'andata che per noi il derby è una partita come tutte le altre. Sarà il derby, sarà una bella partita, noi faremo di tutto per vincerla. Poi, come dici te, ci sarà l'occasione che potrò giocare a terzino, poi deciderà il mister di farmi giocare, di non farmi giocare, è lui quello che decide. Sabato vedremo se sarò in campo. C'è questo derby delicato in questo momento che arriva proprio nel momento in cui la Juve Stabia è appaiata a 45 punti con Lecce e Casertana. Secondo te, non solo perché è una partita importante dal punto di vista per i tifosi, può essere la partita della svolta questa che può rilanciare la Juve Stabia verso il terzo posto? No, non direi la partita della svolta, anche perché io secondo me dico solamente che dobbiamo continuare per come stiamo facendo, perché non stiamo facendo male, ripeto, ci può stare un momento calante, però a partire secondo me da sabato rivedrete tutto ciò che di buono abbiamo fatto all'andata e nelle primissime partite del giorno di ritorno. La cosa strana è che questo momento, come dicevi tu, però coincide anche con il calciomercato. Se, diciamo, ecco, può essere accettabile durante il calciomercato, che la mente ovviamente è rivolta alle trattative, adesso in effetti col calciomercato chiuso e con la Juve Stabia rinforzata, forse i tifosi pretendono qualcosina in più. Io non penso che il calciomercato abbia influito a questa fase calante, anche perché tutti i giocatori che sono arrivati adesso sono giocatori di alto livello che ci possono dare una grossissima mano. Certo, all'andata abbiamo fatto bene per chi c'era stato, poi adesso con questi nuovi innesti potremmo ancora fare molto, molto più bene. Siamo contenti, ripeto, siamo una grandissima squadra e ci toglieremo le nostre soddisfazioni, tranquilli.